cosa succede? Vinci! C'è un foglio molto strano vicino alle scale! Cosa? L'hai trovato proprio lì? Sì, ho trovato questo foglio vicino alle scale. Cosa dice? Sembra essere molto spaventoso. Ok. E poi perché si trova proprio davanti alle nostre scale? Lasciate un mi piace in un secondo. Lasciato. E adesso salutiamo Ferdinando. Ciao Ferdinando. Ciao Ferdinando, un bacione. Ciao. Vinci, io ho trovato un foglio molto strano vicino alle scale. Ok, Anto, basta ripeterlo. L'abbiamo visto tutti. Lì si nasconde un foglio molto spaventoso. E noi adesso dobbiamo avvicinarci perché dobbiamo capire di cosa si tratta. Ed ho molta paura. Chissà, diavoletti, che cos'è questo foglio? Dai, Anto, scopriamolo. Avviciniamoci. E attenzione, potrebbe essere un grande mistero. Infatti... Un mistero? Sì, potrebbe trattarsi di un vero e proprio mistero, ma dai, leggiamo. Cosa? Ciao, Anto e Vinci. Ciao, ma chi è questo personaggio? C'è scritto, continua. Sono l'insegnante Delight. L'insegnante Delight? Di Poppy Playtime 3? Oh no, è terribile. Cosa ci fa un foglio dell'insegnante Delight proprio davanti alle nostre scale? Sai questo cosa potrebbe significare? Che l'insegnante Delight... è in casa nostra! Oh no! Vi aspetto. Salite le scale. Quindi vorresti dirmi che l'insegnante Delight si trova sopra queste scale? Sì, noi dobbiamo salire queste scale e ci sarà l'insegnante Delight. Io lo vieterò, potrebbe essere molto pericoloso. Ah! Oh, diavoletti! Guardate! Oh no, Vinci! Oh. L'insegnante Delight non sembra essere molto amichevole. Vinci, guarda! Ha cambiato la sua faccia! Sì, perché qui è un'insegnante molto buona, mentre lì è un'insegnante mostruosa. Oh, ok, Vinci, io ho il coraggio! Dai, Anto, smettila. Non possiamo salire queste scale. Adesso mi metterò qui e ti impedirò di salire queste scale perché quassù si trova l'insegnante Delight. Vinci, invece noi dobbiamo salire le scale e dobbiamo vedere chi si nasconde. Cosa? Ok, Vinci, andiamo a controllare. Andiamo, sì, noi dobbiamo andare a controllare. Guarda! La vedete? Sì, Vinci, okay, andiamo. Andiamo, dai. Vinci, non possiamo restare qui. L'insegnante Delight è in casa nostra. Dobbiamo cacciarla via. Vinci, noi adesso saliremo queste scale. Diavoletti, preparatevi. Ci sarà l'insegnante Delight di Poppy Playtime 3 nella vita reale. Oh no. Anto, fa molta attenzione. Ti seguo. Ok. Seguimi, ma occhi ben aperti. Esatto, diavoletti. Ok, Vinci. Cosa? Ti stavo aspettando. Ci stavi aspettando? Esatto. Ehi tu, cosa ci fai in casa nostra? Cosa? Questa non è più casa vostra, questa è una scuola. Cosa? Una scuola? Ah? Tra l'altro, cosa succede in casa nostra? Perché l'insegnante Delight ha trasformato casa nostra in una scuola? Ok, c'è proprio l'insegnante Delight, guardate una mela. Sì, l'insegnante Delight è davanti ai nostri occhi. Esatto, è proprio in casa nostra. E perché sei qui? Ripetilo. Esatto, sono proprio io. E sono qui perché questa è diventata una scuola. Una scuola? Ha proprio i vestiti dell'insegnante Delight e la sua faccia spaventosa. Ok, tu sei l'insegnante Delight? Sono proprio io, di Poppy Playtime 3. Non mi hai riconosciuto per caso? Sì, ti abbiamo riconosciuto, sei proprio tu. Ma lì cosa c'è? Il tuo ufficio sembra molto scolastico. Venite. Dobbiamo seguire l'insegnante Delight? Siamo sicuri, Vinci? No, te l'avevo detto che sarebbe stata Vinci, ma cosa sta prendendo? Quella è l'arma dell'insegnante Delight. Cosa? Ma dai, basta, non usare queste cose. Metti giù quello. Io non metto giù questo. Voi adesso siete i miei studenti e questa è la mia scuola. Hai capito? Vinci, noi dobbiamo scappare. C'è l'insegnante Delight. Ok, ma cosa vuole da noi? Casa nostra non è una scuola, devi lasciarci stare.
Cosa? Sta camminando e si sta avvicinando, si sta avvicinando con la sua arma! Guardate, venite da me, siete miei studenti adesso! Ma noi non siamo a scuola, siamo in casa nostra? No, questa è la mia scuola! La mia scuola, hai sentito bene? Ok, questa è una scuola, Vinci, noi dobbiamo ascoltare l'insegnante Delight, altrimenti potrebbe succedere qualcosa di molto brutto con quello che ha fra le mani. Eh sì, diavoletti, noi dobbiamo ascoltare l'insegnante Delight. Ok, ma non ridere in questo modo. Vinci, dobbiamo seguire l'insegnante Delight? Siamo proprio sicuri, Anto. Questo sì che è un grande mistero. Ok. Cosa ci fa l'insegnante Delight in casa nostra? Ok, Vinci, siamo pronti? Allora, dici, cosa dobbiamo fare? Allora, come prima cosa, perché io non inizio mai ad insegnare senza la mia mela, dovete trovare una mela. Perché è il mio frutto preferito. Guarda qui, guarda lì. Cosa? Il frutto preferito dell'insegnante Delight è una mela? Allora mangia questa. Cosa hai fatto? Mangia quella. Questa non è una mela. Io voglio una mela vera. Il mio frutto preferito. Hai capito? Ok, Vinci si sta arrabbiando perché noi dobbiamo trovare una mela. Esatto, perché l'insegnante Delight non inizia mai la sua lezione senza una mela. Cosa? Scuola dell'insegnante Delight? Diavoletti, vi rendete conto? Noi siamo nella scuola dell'insegnante Delight. Anto, guarda cosa c'è scritto qui. Seguite la mia lezione. Che spavento! Vinci, noi dobbiamo fare molta attenzione prima di iniziare la lezione. L'insegnante Delight vuole una mela! Ok, ma guarda cosa ha fra le mani, Anto. Quell'oggetto è molto spaventoso! Eh sì? Ok. Guarda, ci sono tantissime matite perché siamo nella scuola dell'insegnante Delight. Sta aspettando la sua mela. Io ho molta fame e il tempo sta per scadere. Portatemi la mia mela! Avete sentito? Io senza la mela non inizierò la lezione! Cosa? Okay, senza quindi la mela non inizia la lezione, Vinci, dobbiamo sbrigarci. Dai, andiamo a cercare una mela. Ma dove troviamo una mela? Problemi vostri. Ok. Ripeti cosa hai detto? Problemi vostri! Ok, noi dobbiamo trovare una mela, il frutto preferito dell'insegnante Delight, guardate, una mela. Ok, noi andiamo a trovare la mela, ma tu resta qui, non seguirci. No, io vengo con voi. Cosa? L'insegnante Delight viene con noi a trovare la mela? Oh no, Anto, guarda, viene con quello fra le mani. Ok, ci sta seguendo. Ci sta seguendo! C'è l'insegnante Delight proprio dietro di me, dobbiamo fare attenzione. Ok, l'insegnante Delight sta scendendo le scale. Guardate, ci sta seguendo. Eh sì, vuole trovare la mela con noi. Ok, Vinci, noi dobbiamo cercare la mela. Andiamo! Altrimenti l'insegnante Delight potrebbe arrabbiarsi molto. Eh sì, l'insegnante Delight potrebbe arrabbiarsi molto. Dobbiamo trovare una mela. Dobbiamo trovare una mela. Vinci, noi dobbiamo trovare una mela. Ok, io vado un attimo a controllare in bagno. Andiamo. Sì, Vinci, controlla nei cassetti. Ok, diavoletti, adesso noi stiamo per controllare in bagno e speriamo che l'insegnante Delight non sia qui. Ok, che ansia, che ansia. L'insegnante Delight non mi sta seguendo. Noi controlliamo in bagno. Cosa? Diavoletti, in bagno non c'è niente. Guardate, in bagno non c'è proprio... Ok, mi sta seguendo! C'è l'insegnante Delight! Ok, insegnante Delight, dai! Hai trovato la mia mela? Non ho trovato niente! Forza! Io ho fame! E quando ho fame divento cattiva! Ok, diavoletti, c'è l'insegnante Delight davanti ai nostri occhi. E adesso sta andando via. Vinci! Tu? Cosa?
Vinci, attenzione, si sta avvicinando! Ok, si sta avvicinando. Aiuto, aiuto! Oh, in bagno non c'è niente. Non c'è niente in bagno. E neanche nel lavandino. Niente di niente. In bagno non c'è la mela. Uffa. Vinci! Da questa parte! Vinci, hai trovato qualcosa? Nel lavandino c'è qualcosa. Nel lavandino? Sì, nel lavandino della cucina. Controlliamo. Nella? Oh, ok, nel lavandino della cucina. Cosa? Sì, c'è una mela, guarda, è proprio una mela, prendiamola! Aspetta! Cosa c'è? Nel lavandino della cucina? C'è una mela, ma come? Tanto non abbiamo più tempo di parlare, dobbiamo dare subito questa mela all'insegnante Delight! Ma dov'è l'insegnante Delight? Non è più qui! No, Vinci, non è più qui! Noi dobbiamo portare questa mela all'insegnante Delight! Era proprio qui, ma adesso dov'è? Non lo so, Vinci! Io forse so dove si trova! Dov'è l'insegnante Delight? Al piano superiore, Anton, nella nuova scuola che si trova in casa nostra, che non è mai esistita, che adesso l'insegnante Delight ha creato. Ok. Quindi dobbiamo salire queste scale e troveremo l'insegnante Delight. Ma dobbiamo fare molta attenzione. Hai visto? Potrebbe essere pericoloso. Eh sì. Potrebbe essere molto pericoloso. Andiamo, Anto. Ha bisogno della sua mela. Ok, andiamo! Insegnante Delight! Insegnante Delight! Oh, Vinci, guarda! Abbiamo trovato la mela e adesso daremo... Oh, cosa? Aspetta, dobbiamo darti questa mela, ma calmati. Vi stavo aspettando, eh? Il tempo stava per scadere e sapete quando ho fame? Io mi arrabbio molto. Ok, quindi dai, mangia questa. Oh, ok. Cosa? Vinci? Cosa? Sta mangiando tutta la mela? E quando inizierà la lezione? Perché non parla? Ok, forse quando mangia non parla. Quando mangia non bisogna disturbare l'insegnante Delight, tanto potrebbe prendere la sua arma segreta. Ok, Vinci? Sta mangiando. Vi rendete conto? Dopo che avrà finito la sua mela, dobbiamo iniziare la lezione. Cosa? Quasi finito. Cosa? Hai finito? Vinci, ha finito tutta la mela! Quindi adesso dobbiamo iniziare la nostra lezione. Esatto! Vinci, dobbiamo iniziare la lezione con l'insegnante Delight! Ok, cosa ci proponi? Adesso prendiamo il quaderno dell'insegnante Delight. Fammelo vedere. Diavoletti, guardate! È il quaderno dell'insegnante Delight. Ok, apri, vediamo cosa c'è. Ci sono i tuoi segreti per caso? No, qui dentro ci sono dei compiti per voi. Cosa? Vinci? Ci sono dei compiti. E prima avete 5 minuti per consegnarmelo. Avete capito? Cosa? Ci sono dei compiti per noi. E noi abbiamo soltanto 5 minuti per consegnare tutti i compiti svolti? Vinci, ok, abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i diavoletti. Diavoletti, aiutateci! Esatto, perché adesso noi riceveremo dei compiti che dovremo consegnare in soltanto 5 minuti. Voi siete bravi a svolgere i compiti? Dai, aiutateci, aiutateci! Non mi avete risposto. Avete capito? Sì, abbiamo capito. Sì, abbiamo capito. Dai, forza. Dacci questi compiti. Cosa? Test dell'insegnante Delight. Cosa? Oh, è un test molto serio. Noi dobbiamo svolgere questi compiti. Vinci, io ho molta paura. Noi dobbiamo svolgere questi compiti. Non dobbiamo sbagliare. Esatto, perché soltanto un solo errore. E cosa potrebbe succedere? Siete squalificati dalla mia scuola e io mi arrabbio! Quindi prenderai... Cosa prenderai? Mostralo a tutti. Guardate. Non possiamo sbagliare, Vinci. Non possiamo sbagliare questo perché test. Guarda! Ok. L'arma segreta dell'insegnante Delight. Una palla con delle matite... appuntite. Ok, aiuto. Non avvicinarti, non avvicinarti. Noi andiamo a fare il test, Vinci. Andiamo. Andiamo, Anto, andiamo. Non seguirci, non seguirci. Non seguirci, noi andiamo al piano inferiore. Non seguirci. Ci sta seguendo, ci sta seguendo.
Ok, ci sta seguendo di nuovo. Ok, l'insegnante Delight ci sta seguendo. Ok, andiamo. Ma perché ci segue sempre? Perché l'insegnante Delight ci segue sempre? Tanto abbiamo un test da svolgere, forza, da questa parte. Ok, vinci. Tanto, hai sentito bene, segui, vinci. Ok, l'insegnante Delight sta scendendo le scale. Andiamo. Oh, ok, adesso ci sta seguendo. Oh, che ansia, l'insegnante Delight ci sta seguendo. Ok, Vinci, noi dobbiamo fare questo test che ci ha dato l'insegnante Delight. Sì, perché questo è il test dell'insegnante Delight. E ti ricordo, Anto, neanche un solo errore. Ok. È lì, guarda. Vinci, ma perché ci spia? Sta ridendo perché forse crede che noi non riusciamo a svolgere il compito. Non è così? Cosa? Dove sta andando? Non lo so, ma noi dobbiamo sbrigarci, Anto. Dobbiamo rispondere a tutto correttamente. Ok, Vinci, dai, rispondiamo. 2 più 2? 4. 2 più 2, sì, fa 4. La risposta è 4. 3 più 1, diavoletti, sempre, quanto fa? Sempre 4. Ok, 3 più 1, 4. Poi c'è 4 più 3, 7. 4 più 3, sì, 5, 6, 7, 7. Ok. Poi c'è 5 più 2, la stessa cosa. 7! Sì, 5 più 2 perché 6, 7, 2. Anto, scrivi 7. Ok. Poi c'è 9 più 3. 10, 11, 12. Sì, 12. Ok, abbiamo superato la prima parte del test, ma adesso c'è un'altra. Cosa? L'insegnante Delight. Ok, stiamo completando. Dacci un altro po' di tempo, va bene? Altri 2 minutini e... Forza, ho detto! Altrimenti io mi arrabbio. E quando mi arrabbio non volete conoscermi. Avete capito? Ok. Vinci, dai, dobbiamo sbrigarci. Dobbiamo fare il test. Ok. Ok, dai, vai via. Vai via. Dacci altri 2 minuti e basta. Anto. Sta andando via. Ok. Sta andando proprio via. Guarda qui. Che ansia, guarda, Vinci. Sta andando via. La seconda parte del test sembra essere molto più complicata. Indovinate il personaggio nella foto. Ok, diavoletti, vediamo la foto e indoviniamo il personaggio. Aiutateci, ok? Aprite bene gli occhi. Guardate anche voi attentamente la foto del personaggio. Ok, questo è un personaggio tutto viola, un gatto, catnap. Sì, è catnap. Lo conosciamo tutti. Catnap. Poi, ecco fatto. Aspetta, sotto abbiamo simile a catnap, ma un cane. Sì, un cane. Dog Day. Sì, un cane arancione di Poppy Playtime 3. Dog Day. Sì, questo è Dog Day. Ecco fatto. Insegnante Delight, abbiamo terminato il test. Ma dov'è l'insegnante Delight? Secondo me è al piano superiore. Oh, insegnante Delight, dove sei? Abbiamo il test ed è completo. Eh sì, noi abbiamo... Proprio noi, Anto e Vinci, abbiamo completato il test dell'insegnante Delight. Sì, Anto, ma dobbiamo subito portarlo all'insegnante Delight, altrimenti potrebbe arrabbiarsi molto, quindi al piano superiore. Andiamo al piano superiore. Guarda, andiamo, è lì. Sbrigati, dai. Cosa? Ora devo controllare. Ora sta controllando tutte le risposte? Noi avremo un voto? Silenzio mentre controllo, hai capito? Si sta arrabbiando, Vinci, basta domande. Oh, ok, volevo solamente sapere. Ok, sta controllando tutte le risposte. Ma sta controllando tutte le risposte, Vinci. Lo so, ma abbiamo risposto bene a tutto. Cosa sta controllando? Non c'è niente di sbagliato. Questo è esatto. Finalmente. Qual è il nostro voto, insegnante Delight? Questo è 10, ma c'è un'altra prova per voi. Oh, che bello! Un voto alto. Dai, 10. Wow! 10 più! 10 più per questo test magnifico.
Ok, ma adesso basta, non mi interessa. Quando andrai via da casa nostra? Cosa? Vinci, non dovevi! Perché hai gettato il quaderno a terra? Ho fatto un errore? Vinci, si sta alzando adesso, si sta arrabbiando, si sta alzando. Prenderà la sua arma segreta? Oh no, dove sta andando? Oh no, mi sa che sta proprio andando a prendere la sua arma segreta. Cosa? Ok, dai, basta, dici qual è la prossima sfida. Non dovevi farlo! Ok, dai, qual è la prossima lezione? Insegnante Delight, seguitemi. Vinci? Cosa? Adesso sta andando di nuovo nel suo posto. Esatto. Ok, seguiamo. Seguitemi, ho detto. Ok, andiamo. Dobbiamo sbrigarci, Anto. Stiamo seguendo l'insegnante Delight. Oh, Anto, ma chissà quale sarà la nostra prossima lezione. Ho molta paura. L'insegnante Delight, cosa ha in serbo per noi? Eh sì, Vinci, l'insegnante Delight sta facendo tantissime lezioni, ma cosa vuole? Ma se ci rapisse? Oh no, io non voglio. Diavoletti, potrebbe rapire il nostro cagnolino. Eh sì, il nostro cagnolino molto carino che adesso si sta rilassando. Oh, fa attenzione. Ok, sta urlando. Sta urlando! Dai, insegnante Delight, cosa vuoi? Adesso dovete fare l'ultima prova! Mi avete sentito bene? L'ultima prova? Chissà cosa sarà. Dovete colorare questo disegno! Ma non è un semplice disegno! Sono io in questo disegno! Sei tu! Esatto! Quindi dovete prestare molta attenzione. Mi avete capito bene? Cosa? Quindi non possiamo sbagliare neanche un colore? Nemmeno un colore. Guardami e colorate il disegno. Ok, dobbiamo guardare l'insegnante Delight. Ciao. E dobbiamo colorare questo disegno correttamente. Alla perfezione, non possiamo sbagliare neanche un soltanto colore piccolino, perché altrimenti... Dovete fare attenzione! Ok, basta, adesso è troppo. Ok, Anto, dobbiamo colorare questo disegno alla perfezione, quindi aprite bene gli occhi, diavoletti, guardate tutti i colori dell'insegnante Delight, non possiamo sbagliare! Non possiamo sbagliare, Vinci, dai, andiamo a colorare il disegno dell'insegnante Delight. Ci sta seguendo? Di nuovo. Ma ci sta seguendo con... Con la sua arma. Sì, con la sua arma. Diavoletti ci sta seguendo perché vuole vedere se coloriamo correttamente questo disegno. Tanto hai colori. Hai preso i colori? Sbrigati, ci sta seguendo. Ok. Che ansia! Ci sta seguendo! Da quella parte dobbiamo colorare il disegno! Andiamo! Ci sta seguendo! Ok, coloriamo questo disegno! Coloriamo subito questo disegno! Qui ci sono tutti i colori, adesso dobbiamo capire quali sono i colori dell'insegnante Delight. Cosa? L'insegnante Delight è proprio qui? Anto, dai, dammi. Tu colora, mentre io guardo l'insegnante Delight e ti dico precisamente tutti i colori, ok? Ok, Vinci, dobbiamo capire quali sono i colori giusti. Capelli. Ok, controlliamo i capelli dell'insegnante Delight. Dovete fare presto! Mi avete capito? Gialli. Ok, prendiamo il colore giallo. Eccolo qui, eccolo. Giallo! Sì. Ok, adesso coloriamo i capelli dell'insegnante Delight. Diavoletti, guardate! Stiamo colorando! Oh, che bello colorare! Ok, guarda Vinci, guarda, sto colorando tutti i capelli! Che bello colorare! Ok, ti piace come sta colorando? Vai avanti! Ok, Anto, vai avanti! Vinci, guarda! Dai, dobbiamo sbrigarci! Oh, wow! Ok, stiamo colorando! Vinci, guarda, mi manca poco! Ci sei quasi! Sì, ci sono quasi! L'insegnante Delight sta continuando a guardarci! Ok, dai, Anto, forza, ci sei quasi! Dobbiamo colorare perfettamente questo disegno, non possiamo sbagliare!
Ok. Sto andando velocissimo. Potrebbe essere molto pericoloso, non possiamo sbagliare. Ok. Dai. Io sto ancora aspettando, forza! Vinci, ho finito i capelli, ho finito i capelli! Ok, siamo più vicini alla vittoria, ma adesso restano da colorare tantissime altre cose. Vinci, restano da colorare tantissime cose. Guarda, qui c'è un accessorio. Ok, un accessorio dell'insegnante Delight. Ma aspetta, di che colore è? Aspetta, vado a controllare. Vinci, attenzione, potrebbe morderti. Non possiamo sbagliare. Cosa hai in testa? Di che colore è? Rosso. Ok. Vinci, controlla. E se stesse mentendo? Ok, quindi devo controllare, mi dispiace. Rosso. Te l'avevo detto io. Ok, Vinci, prendiamo il colore rosso e coloriamo questo. Guarda, guarda. Che bello stiamo colorando! Ed è bellissimo il colore rosso! Dai, Anto, sbrigati, non possiamo perdere tempo! L'insegnante Delight è qui con la sua arma segreta! Guarda, quasi finito! Sì, ci sono quasi! Finito l'accessorio, è stato colorato! Avete altri 2 minuti! 2 minuti? Ma sono pochi per colorare un disegno così grande! Sono pochissimi, ok, ma adesso... Vinci, dobbiamo capire qual è il colore dei suoi vestiti! Ma ci sono tantissimi colori! Ok, cosa indossi? Vediamo... Azzurro, giallo, rosso... Ci sono veramente molti colori! Sì, è molto difficile colorare l'insegnante Delight! Ok, partiamo dal blu! Sì, partiamo dal blu... Ok, ok... Dai, che bello, che bello! Ti sta piacendo il tuo Andate disegno? Andate avanti! Ok, ok... Hai 1 minuto e mezzo! 1 minuto e mezzo, ma basta! Okay. Sono molto pochi. Vinci, guarda, guarda! Che bello! Dai, Vinci, mi sto sbrigando perché abbiamo pochissimo tempo! Non è colpa tua, lo so, questo disegno è molto grande, ma dobbiamo farcela, Anto, forza! Sì, Vinci, io sono velocissimo! Ok, dai. Manca poco! Ok, manca pochissimo! Pochissimissimo! Ecco fatto, ce l'ho fatta! Ok, la canottiera è completa! Adesso ha una maglia gialla sotto. Una maglia gialla? Sì, gialla. Ok, una maglia tutta gialla. Dai, coloriamo. Vinci, guarda, sto colorando. Sbrigati. Ok. Hai soltanto 1 minuto. Che ansia. Anto, non possiamo far arrabbiare l'insegnante Delight. Potrebbe essere molto pericoloso. Io non penso che voi ce la fate a completare questa sfida, perché vi resta pochissimo. E tu cosa farai se non riuscissimo a completare il tuo disegno? Ok, non bisogna neanche dirlo, l'abbiamo capito tutti, allontanati. Guarda, sto per completare. Wow, la maglia! Esatto, poi abbiamo una camicia tutta bianca e poi abbiamo la faccia. Abbiamo quasi colorato tutto il disegno dell'insegnante Delight. Sbrigatevi! Basta parlare! Dovete finire i vostri compiti! Mi avete capito bene? Forza! Manca la mia faccia! Ok, Vinci, adesso sto colorando la faccia dell'insegnante Delight. Sbrigati, Anto, manca veramente pochissimo. Non hai molto tempo. Vinci, guarda, che bello, sto colorando la faccia. Sbrigati molto velocemente, è quasi completo, il disegno è quasi fatto, è colorato alla perfezione. Abbiamo finito! Completo! Abbiamo colorato il disegno dell'insegnante Delight! Anto, ma dove va adesso? Sta andando nella classe. Eh sì, sta andando nella sua classe! Ok, quindi dobbiamo portare questo disegno all'insegnante Delight. Adesso! Ok, il disegno è completo! Wow, è venuto benissimo! Vinci, andiamo, portiamo questo disegno all'insegnante Delight. Chissà quale sarà il nostro voto. Hope, fa attenzione. Chissà quale sarà la reazione dell'insegnante Delight. Secondo voi abbiamo superato la prova del disegno? Lo spero tanto. Che ansia! Andiamo, siamo molto vicini. Cosa? Ok. Ok, ci siamo. L'insegnante... Tempo scaduto! Noi abbiamo il disegno completo. L'insegnante Delight ci sta aspettando?
Dai, Anto, consegna il disegno all'insegnante Delight. Insegnante Delight? Ecco a te. Vediamo. Ti piace? Sei tu? Cosa? Dai, sono uguali i colori. Sta controllando. Cosa? 10? 10 più! Wow, 10 più! E adesso tu andrai via? Noi abbiamo completato tutte le prove. Esatto, e siamo andati benissimo. Abbiamo avuto 2-10 più. Esatto, sia al test che al disegno. Quindi adesso devi lasciarci stare, insegnante Delight. Sì, dai, ciao ciao, insegnante Delight. Questa scuola è finita. Non funziona così. Io non vado via. Tu non vai via? No. Cosa? L'insegnante Delight non vuole andare via da casa nostra? Ma non è più una scuola, abbiamo completato tutte le lezioni. Cosa vuole da noi l'insegnante Delight? Perché? Vinci! Vinci l'insegnante Delight! Non me ne andrò mai! Cosa? Non se ne andrà mai? Oh no, che spavento! Ah!